oggi vi presentiamo la sportiva Uragano GTX. L'abbiamo testata in un trail su terreno asciutto, sul lago di Garda e su neve e ghiaccio a Pila, in Valle d'Aosta. Hanno un drop 10 e pesano 700 grammi al paio, nella misura 42. Le Uragano GTX sono l'evoluzione delle Crossover 2.0, tra l'altro una scarpa ancora in vendita. Si differenziano però da queste nella costruzione della tomaia. Mentre le Crossover avevano una sorta di ghetta sopra la calzatura tradizionale, le Uragano hanno una tomaia elastica, con la parte alta in una sorta di neoprene nella parte frontale ed elastico vero e proprio nella parte posteriore, che l'azienda chiama Sock Shield Gaiter. I lacci sono integrati con la struttura della tomaia stessa e sono in grado di contenere il piede anche quando si corre su traversi. La tomaia risulta completamente chiusa, quindi aderisce bene al piede e non ha punti di pressione. È realizzata con tecnologia Gore-Tex Flex Construction, quindi è impermeabile, traspirante e flessibile. La soletta è una Ortholite MRE. La suola, a quanto pare, è quella delle Crossover, una suola molto efficace, con Batik Strada Friction AT, un materiale proprietario della sportiva. Tasselli importanti nelle dimensioni e ben distanziati, che assicurano un giusto grip su terreno sia asciutto che morbido o bagnato come la neve. L'intersuola è realizzata in EVA a memoria di forma, con inserto di stabilizzazione che si vede in questa posizione. Uragano GTX ci è piaciuta, è una scarpa super confortevole, stabile anche dopo chilometri di corsa. Ha un'ottima termicità, ma non fa bollire il piede, questa è una cosa molto apprezzabile. La suola, come dicevamo, ha una grande trazione, su ogni terreno è relativamente sicura anche su ghiaccio. Si potrebbero aggiungere comunque gli speciali chiodi a T-grip. Non è la scarpa più reattiva del mondo, ma in compenso se ne può prestare l'ammortizzazione, che è efficace anche sull'asfalto. Una bellissima scarpa da winter running, super rifinita e con dietro una grande progettazione. Se dovessimo darle un voto, le daremmo 10. Ciao!